Fabrizio Rovesti, presidente Associazione Artistica Legnanese, un contributo importante da parte della tua associazione per questo progetto della rinascita, possiamo chiamarlo così? Ma senz'altro, perché così abbiamo voluto anche con le nostre opere. Abbiamo 26 artisti in mostra qui al Castello Visconteo. Dopo mesi e mesi di attesa, finalmente si è aperta un po' di luce e la luce è venuta con Dante, per cui noi abbiamo i nostri artisti, il nostro gruppo, interpreta diversi canti di Dante e quindi ci sono i modi espressivi più diversi, i linguaggi più diversi, come si potrà notare. C'è poi il bravissimo, l'appassionato, c'è chi insegna all'Accademia e così via, però tutti uniti da questa volontà di ripartire con Dante. Bellissimo, quindi il sommo poeta è tra noi. E a questo punto mi dicevi che ci sono anche diversi momenti, c'è qui al castello, c'è anche Leone da Perego. Certo, di questo credo vi parlerà Lornella Ferrario e Pietro Bonzi, perché sono loro che hanno avviato l'iniziativa, ci hanno invitato a partecipare come associazione artistica e abbiamo dato il nostro contributo. E gli altri punti parleranno loro, sono Leone da Perego e la famiglia Legnanese. Per la famiglia Legnanese, così qualche contributo ho dato anch'io come consigliere, saranno esposti dei libri a partire da un bellissimo libro che riguarda la pittura di Botticelli, che Botticelli ha realizzato per la Divina Commedia, passando attraverso Dorè, che sappiamo è il massimo forse esponente dell'iconografia dantesca, almeno